possiamo pensare a un esercizio provvisorio, perché questo non risolverebbe i problemi del precariato, per essere chiari. Perché per fare stabilizzare, non essendoci stata una legge nazionale di proroga, per poter stabilizzare i precari noi dobbiamo fare un bilancio pluriennale. Per fare il bilancio pluriennale non possiamo pensare a un esercizio provvisorio di qualche mese. Non possiamo rischiare. D'altra parte io credo che noi dobbiamo fare un bilancio che metta in sicurezza tutti i lavoratori, anche della regione, gli enti teatrali, tutte le persone che gravitano attorno al bilancio dello Stato, al bilancio della regione, tenendo presente la situazione anche nazionale che si è creata, no? Quindi non è che era un imprevisto. D'altra parte, quindi la nostra idea è di fare un bilancio che duri tutto l'anno, d'altra parte elaborarlo per esercizio provvisorio. In ogni caso bisogna fare i conti per tutto l'anno, perché poi c'è il vincolo dei dodicesimi, quindi cioè è sostanzialmente blindarlo. Eventualmente, se domani i gruppi dovessero rappresentare carenze, questioni strutturali, non emendamenti specifici ovviamente che si rivolgono a questo o a quello, perché da questo punto di vista non possiamo, cioè non reggerebbe, perché è chiaro che questo crea poi un effetto emulativo su tutti. Noi possiamo essere in condizioni pochi giorni di approvare un bilancio che mette in sicurezza tutti i lavoratori, mette in sicurezza tutto il precariato siciliano. Siamo in condizioni anche di partire con il cosiddetto reddito di cittadinanza, in pratica, che non è esattamente un reddito di inclusione il nostro, che si fa a fronte di prestazioni lavorative e quindi non un emolumento. Questo è finanziario però. No, lì utilizziamo i fondi PAC, però siccome è intervenuta una norma che assegna la programmazione anche dei FAD e PAC già approvata dal governo, deve andare in aula per intenderci, deve andare in aula, o si fa contestualmente all'esercizio oppure si fa nello stralcio. In ogni caso abbiamo fatto. Tecnicamente voi approverete il bilancio il 31 dicembre e poi la finanziaria la farete dopo. Finanziare poi si fa dopo, cioè è inutile perdere cioè, ovviamente si tratta di mettere in sicurezza intanto comuni, province, ex province, lavoratori, cioè mettere in sicurezza il sistema per evitare fibrillazione e poter fare anche una finanziaria dentro con tranquillità, perché se no la finanziaria deve diventare ogni anno una finanziaria in cui ci sono il precariato, il mondo intero che ci assedia il palazzo, noi non saremo mai in condizione di fare una buona norma finanziaria, perché la facciamo con un fronte aperto, no? Scusi Presidente, ma il problema dei precari, la stabilizzazione, non la potete stabilire con il bilancio, ci vuole la finanziaria? No, ci vuole, per loro ci vuole una norma specifica, è chiaro, non basta solo. Anche perché ci vuole la proroga fino al 2018. No, alcune norme per forza bisogna farle, ma sono norme essenziali. Una cosa è avere 100 norme che ci vogliono settimane e settimane per discutere, una cosa invece avere alcune norme essenziali, di regolazione contabile, di presa d'atto del sistema delle entrate, eccetera, come sono quelle strutturali che ci vogliono per il bilancio, alcune norme riferite ad alcune categorie di lavoratori, un'altra cosa è invece avere l'interoscibile delle norme. Non cioè, una strategia per dire non è una finanziaria dove poi tutti presentano delle... No. Fate solo dei disegni di legge specifici. Questo è il caso. Non è un per impedire, perché per noi se si arrivasse anche a un sistema concordato in cui noi diciamo benissimo, ogni gruppo dice per noi sono essenziali queste norme, noi non avremo difficoltà anche a coprire la finanziaria, però questo dovrebbe esserci un sistema che filtra prima e quindi in commissione in 24 ore si va a approvare la legge, per intenderci, il disegno di legge, perché però questo, per carità, io domani proporrò queste due alternative, perché noi siamo completamente aperti al confronto, quel confronto che magari
potrebbe essere il momento opportuno. Però, quindi questa è la proposta del governo. La proposta del governo è questa, ho un bilancio secco per tutto l'anno che stabilizzi anche il precariato e dia quelle norme, metta in sicurezza comuni, enti, eccetera, e quindi consenta poi ai comuni anche di fare i bilanci, per essere chiari, e mantenere, ecco, e sostanzialmente poi fare una finanziaria senza vincoli temporali, che sarebbe quello, anche perché sostanzialmente sarebbe un assestamento di bilancio, non sarebbe più una vera e propria, che puoi fare in qualsiasi momento. Anche perché il mio tema qual è? Se veramente si dovesse andare anche alle elezioni anticipate, capite bene che discutere, elezioni anticipate nazionali, capite bene che discutere di finanziaria regionale avrebbe, risenterebbe di un clima politico che a cui dobbiamo sottrarla, perché noi dobbiamo pensare in questo momento alle questioni della regione, non alla campagna elettorale nazionale, per essere chiaro. Noi dobbiamo pensare a risolvere strutturalmente i problemi dei lavoratori. In questo mi pare che ci possa essere un'intesa fra maggioranza e opposizione, anche perché poi ognuno vorrà stare libero nel dibattito elettorale, mi pare come normale, no? Sarebbe assurdo pensare di vincolare i gruppi a un patto quando c'è una campagna elettorale nazionale in corso. Quindi lo scenario nazionale ovviamente influenza le strategie. Ripeto, l'ha influenzato perché alcune norme non sono passate nella norma nazionale. Il nostro tema ovviamente, per quanto riguarda il precariato, noi pensiamo tutti di stabilizzarli sostanzialmente, avviare il processo di stabilizzazione, nel senso che i comuni avranno la garanzia che le risorse saranno sempre coperte dalla regione. Tanto è vero, tanto vale, abbiamo sempre fatto così, perché è inutile l'ipocrisia e la finzione di dire noi vogliamo, copriamo per 5 anni, poi coprono i comuni. In realtà alla scadenza dei 5 anni i comuni non coprono niente e chiedono il rinnovo alla regione. E la regione paga sempre. Quindi un bilancio, tanto vale che paga sempre e basta. Ma la norma prevede, quella che voi pensate, prevede la proroga intanto o la stabilizzazione? No, la proroga è necessaria per poter fare la stabilizzazione. Perché capite che non è che potranno essere stabilizzati tutti dal 1° gennaio in un solo giorno, sì. Ci vogliono gli atti, le piante organiche, le cose dei comuni, la regione sicuramente anche dovrà assumere i propri, e come è normale che sia, c'è un processo, no, che avviene, e ci sono poi che non possono essere tutti assorbiti. C'è un tema che riguarda i comuni di dissesto, dove lì c'è un vincolo nazionale che noi tenteremo di forzare con una normativa regionale. Però noi in subordine cosa prevediamo? La possibilità che dal 1° gennaio chi vuole può fare domanda a RESAIS. A RESAIS è stabilizzato e si mette in sicurezza. Quindi nel caso in cui, per esempio, sui comuni di dissesto ci dovesse essere una impugnativa nazionale, i lavoratori avrebbero un paracadute. Noi lo dobbiamo preventivare, perché noi pensiamo che la norma di proroga potrebbe entrare nel 1000 proroghe da approvare entro il 31 dicembre a livello nazionale. Però sui comuni in dissesto pensare che sia una norma ordinamentale, non è una norma per cui